Buonasera, 5 maggio, per il pubblico italiano, ancor più di quello francese, è una data significativa e per di più sono i 200 anni, almeno per chi ha qualche anno in più, perché oggi non so se nelle scuole elementari, nelle scuole medie si studia ancora a memoria quella poesia di Alessandro Manzoni, e il fu che tutti eravamo obbligati a studiare a memoria, per cui 5 maggio è una data che ci è ben nota, e quest'anno sono i 200 anni. Abbiamo qui con noi il professor Antonino De Francesco, che è il direttore del Dipartimento di Studi Storici dell'Università Statale di Milano, che è un grande esperto di Napoleone, si è occupato quasi per tutta la sua vita accademica di rivoluzione francese, di Napoleone in particolare, di Napoleone in Italia, e che ha appena pubblicato un libro molto, ma molto interessante e anche con delle interpretazioni nuove. Il titolo è Il naufrago e il dominatore, sottotitolo è Vita politica di Napoleone Bonaparte. La prima cosa che mi viene in mente, professore, è vedendo questo titolo, Il naufrago e il dominatore, un lettore superficiale di Napoleone verrebbe da dire il dominatore, il naufrago, perché è stato imperatore e poi è finito a Sant'Elena, e invece è rovesciato. Perché questo titolo? Perché è stato prima naufrago e poi dominatore? Allora, in primo luogo, buonasera a tutte e tutti, e per entrare subito nella conversazione con Pierluigi Bioccesi, al quale debbo un grande grazie perché mi ha fortemente sollecitato all'impresa di redigere l'ennesima biografia di Napoleone Bonaparte, la domanda che mi viene posta è di quelle che toccano subito il punto di come ho tentato in qualche misura poi di ricostruire il personaggio. Nel senso che quello che mi appassionava della vicenda personale di Napoleone Bonaparte era il fatto che grosso modo, nei primi anni ancora della Rivoluzione francese, non avesse assolutamente idea di che cosa volesse fare da grande, si direbbe oggi. Nel senso che aveva un orizzonte personale e familiare sostanzialmente racchiuso nella identità isolana di Corsica, e dunque vide la vicenda rivoluzionaria a favore, indubbiamente, ma con un occhio di riguardo per quello che poteva essere la sua collocazione sociale e politica nell'isola di Corsica soltanto. E saranno proprio le disgrazie politiche che egli stesso e tutta la sua famiglia conosceranno a causa della Rivoluzione francese nell'isola di Corsica, che lo porteranno poi ad avere una vita francese, pienamente francese, e ad assumere quindi una identità profondamente differente da quella che nei primi anni di vita ancora sentiva come propria. Quindi mi appassionava l'idea di rovesciare proprio i termini della questione. Non chi domina la Rivoluzione francese e poi finisce per fare naufragio, bensì chi fa inizialmente naufragio e da questo naufragio riesce poi ad uscire in una maniera prepotente, come la vicenda napoleonica e il mito napoleonico ancora oggi suggeriscono. Ecco, delle battaglie, delle vittorie, delle incoronazioni di Napoleone sappiamo molto, ma questo libro è incentrato soprattutto sulla vita politica. Un giovane aspirante militare che fallisce miseramente, abbastanza miseramente nel suo progetto iniziale di diventare un punto di riferimento per la Corsica. Com'è possibile che d'un tratto, credo che addirittura lui avesse pensato di andare a combattere al servizio dello zar, al servizio addirittura dei turchi, della Sublime Porta, poi a un certo punto. Ed era ancora giovanissimo, perché non è che questo è accaduto quando lui aveva 40 anni, aveva maturato esperienza. A un certo punto lui diventa il punto di riferimento in un momento in cui era difficilissimo anche salvare la testa in Francia. Sì, queste sono le cosiddette choses de la vie, sono le cose della vita che
che ci portano improvvisamente a prendere una direzione che non avremmo sino a qualche giorno prima immaginato. Ed era questo uno degli aspetti che molto mi appassionava della ricostruzione biografica dell'uomo, nel senso che fino a 24 anni, che poi non sono così pochi per il tempo, 24 anni era un uomo insomma fatto e finito alla fine del Settecento, fino a 24 anni aveva avuto come sua idea forte quella di riconquistare una posizione politica e sociale per sé e per la famiglia nell'isola di Corsica. Poi, costretto all'esilio in Francia, cacciato dai suoi stessi conterranei, si inventa quello che l'unica cosa che sapeva fare, cioè l'ufficiale di artiglieria. E il suo grande capolavoro è quello che, essendo in qualche misura costretto ad esercitare il mestiere delle armi perché altro non gli era dato da fare in quel momento, riesce a cacciare la flotta inglese dalla rada del porto di Tolone, e quella è la grande occasione che sa cogliere, non senza qualche difficoltà perché nessuno gli dava conto circa i progetti che aveva su come cacciare tramite appunto un mirato tiro di artiglieria alla flotta inglese, riesce a cogliere questa occasione per una brillantissima carriera che nel volgere di pochissimi anni lo porta alla guida dell'Armée d'Italie. Ecco, da questo punto di vista io credo che un sistema abbastanza sicuro per leggere la vita politica di Bonaparte sia quello di seguire il suo cognome. Fino al 1796, fino a quando non ottiene il comando dell'Armée d'Italie, che era la cosa a cui più teneva, è ancora Bonaparte. Si sente cioè ancora largamente corso. Nel momento in cui riceve questo incarico e quindi deve farsi apprezzare da ufficiali che alcuni dei quali erano anche più grandi di lui, non può presentarsi con un cognome che suona troppo italiano, visto che intende, come dire, avviare le operazioni militari nella penisola, e decide di togliere la U dal cognome. Quello è il momento decisivo per la nascita politica di una seconda figura, Bonaparte, che diviene Bonaparte. Ma, come dicevo, fino al 1796 l'uomo aveva ancora, da un punto di vista politico e strategico, come ideale quello di recuperare la Corsica. Quando era stato cacciato dalla Corsica nel 1793, di lì a breve, la Corsica si era data agli inglesi, la flotta che Bonaparte riesce a cacciare da Tolone, passando per la Liguria, poi si riposiziona in Corsica e nella sostanza sostiene le ragioni dell'indipendenza della Corsica rispetto alla Francia, con la sua iniziativa di aprire un fronte militare in Italia. A mio avviso non è così vero che avesse già in mente di combattere gli austriaci soltanto, a mio avviso il suo battersi contro gli austro-sardi, come venivano definiti gli alleati austriaci e piemontesi del momento, era invece un modo per regolare i conti con gli inglesi. Infatti all'interno della sua spedizione militare in Italia c'è una sorta di digressione che porta poi una parte dell'esercito di Bonaparte a riconquistare la Corsica appunto nel 1796, ma fino a quel momento, cioè fino a operazioni militari già avviate nella penisola italiana, a mio avviso la sua idea era quella di battersi per recuperare la Corsica, e quindi il suo era un confronto con gli inglesi che aveva avviato a Tolone nel 1793, che continuerà per tutta la vita, perché l'Inghilterra costituisce l'elemento di ostilità costante nella vicenda militare e non solo, nella vicenda politica di Napoleone Bonaparte. Però, diciamo, in questo passaggio a Tolone lui dimostra di saper usare i cannoni. Però è Robespierre in quel momento, se non sbaglio, che addirittura lo fa generale d'Amblè, perché suo fratello è lì e vede questo bravo ufficiale. Robespierre dura poco, eppure Napoleone riesce a cavalcare un'altra onda. Allora, da militare sta già diventando un abile politico, perché lì rischiava davvero a testa, credo che sia stato anche imprigionato, se non sbaglio. E poi ha tutti i corsi contro, non è, non
era una vita, non era una vita facilissima, insomma, non era facile riuscire a reinstradarsi tutte le volte, a reinventarsi tutte le volte. Ricordiamo che Napoleone è il figlio di un nobile di Corsica che in gioventù era stato paolista, cioè era stato un seguace di Pasquale Paoli, lo aveva seguito sino allo scontro in armi con i francesi che avevano invaso l'isola. Pasquale Paoli preferisce la via dell'esilio, Carlo Bonaparte, il babbo di Napoleone, rimane e in qualche misura da subito collabora con i francesi. Quindi Napoleone è il figlio di un nobilotto dell'isola che ha collaborato con i francesi, che in ragione di questo ottiene che i propri figli possano studiare, nel caso di Napoleone, in una scuola militare francese. Quindi fa degli studi, questo è a mio avviso importante da sottolineare, che lo vedono sempre in una condizione di difficoltà. Uno, perché il francese non è la sua lingua madre, quindi lo deve imparare. E lo imparerà, sì, bene, ma non benissimo, nel senso che l'accento di Corsica, un accento italiano, sostanzialmente gli rimarrà sempre. In secondo luogo viene puntualmente deriso, sembra, dai compagni di studio, appunto per queste origini abbastanza curiose. In terzo luogo fa l'ufficiale d'artiglieria proprio perché l'artiglieria, insomma, bisognava essere bravi in matematica, e lui lo era. Mentre invece la scuola di Brienne, poi quella di Parigi che frequenta, era spesso, come dire, luogo di raccolta di aristocratici che avevano il nome ma non avevano particolari meriti. Ragion per cui l'idea di poter divenire ufficiale d'artiglieria è quella di un giovanissimo che intende primeggiare utilizzando quello che può, come dire, di cui può disporre, ossia la sua capacità di studio, la sua capacità di lettura. Ed è non è casuale che proprio negli anni della giovinezza, il padre muore quando ancora non ha fatto gli esami per divenire sottotenente, muore che non ha ancora compiuto 16 anni, Napoleone Bonaparte, non è casuale che avesse alla mente, alla vista, l'idea tutta, come dire, generata dalle letture dei classici, dalla lettura di Plutarco, di poter essere il vendicatore dell'isola di Corsica che aveva conosciuto il dramma della conquista francese. E questo è un elemento, a mio avviso, anche importante. Cioè, l'uomo sostanzialmente è convinto di avere un destino, che è quello del fondatore di nazioni. È convinto di poter in qualche misura... La sua grande ambizione è quella di raccogliere il testimone di Pasquale Paoli e restituire la libertà all'isola di Corsica, e tutto questo mentre sta studiando per divenire ufficiale dell'esercito del paese che ha invaso la Corsica. Quindi c'è una fortissima contraddizione che avrà difficoltà a sciogliere. La sua adesione alla rivoluzione del 1789 è anche dettata dal fatto che la rivoluzione può restituire alla famiglia un ruolo all'interno della Corsica che la morte prematura del padre aveva sottratto. E quindi questo è il motivo per il quale spesso si assenta dal reggimento nei primissimi anni della rivoluzione, e questo è il motivo per il quale verrà radiato dall'esercito, proprio per le numerose assenze. E poi verrà recuperato nei ruoli dell'esercito perché nel frattempo è caduta la monarchia, in Francia c'è la Repubblica, c'è la guerra e vi è quindi necessità di recuperare tutti gli ufficiali, molto pochi, che non avessero varcato la frontiera e non fossero passati armi e bagagli con gli eserciti che stanno assediando appunto la Francia rivoluzionaria. L'uomo quindi, come dire, è fortunato anche da un certo punto di vista, perché in qualche misura viene recuperato da una situazione di grave difficoltà della Repubblica Francese, perché altrimenti la sua carriera delle armi si era interrotta grosso modo prima ancora di cominciare. E quindi sono, come dire, no, i tanti passaggi casuali nella vicenda sua e di noi tutti che lo rendono quello cui poi ci siamo abituati a conoscere. Ma è una soluzione per moltissimi versi non pianificata da Napoleone Bonaparte. È una vicenda che Bonaparte recupera. Dicevi appunto dei suoi incidenti perché robespierrista. Viene messo in carcere per alcuni giorni perché viene denunciato
come un ufficiale troppo vicino a Robespierre, e poi viene liberato perché nella sostanza si sa muovere in questo sottobosco politico e riesce a trovare dei punti di riferimento che gli consentono di arrivare a Parigi. E anche lì si dà da fare all'interno dei ministeri, per un verso nel tentativo di proporre una riconquista dell'isola di Corsica che nel frattempo si era data agli inglesi, e peraltro perché in qualche misura sa bene che Parigi è il centro politico dal quale non si può più sottrarre, anche perché c'è un problema enorme, che è quello costante, puntuale, che lo accompagnerà per il resto dei suoi giorni, del mantenimento della famiglia. E questo è un tratto tipico di una mentalità di antico regime che sembra stonare, in effetti stona, con quella che è la mentalità dell'uomo che per certi versi invece incarna la modernità sotto tutti i vari profili che siamo soliti dare a questo termine della Rivoluzione francese. Allora, in pochissimi anni noi siamo abituati a vedere, insomma, adesso che tutto corre più veloce, a vedere che le cose devono maturare, ma lui in pratica il giorno in cui si toglie la U dal cognome comincia a credersi Napoleone. Adesso la battuta è: quando uno diventa megalomane si crede Napoleone. Lui stesso comincia a credersi Napoleone, ma qual è il meccanismo che lo porta da ufficiale, da piccolo nobile, modesto nobile corso che ha una visione limitata del proprio futuro, della propria anche carriera politica, a diventare l'uomo che si pone la corona in testa da solo e che ambisce a unificare l'Europa dall'Atlantico, anzi, potesse dalle Americhe fino agli Urali. Cosa è scattato nella sua mente e come è stato possibile che ciò avvenisse? Lui è un ufficiale di antico regime, ha avuto una formazione militare di un certo rilievo. Quindi è un ufficiale che si è costruito nelle scuole militari, mentre invece la maggior parte degli ufficiali della Rivoluzione francese sono persone che sono arrivate alle armi o da una carriera nei ranghi inferiori oppure addirittura facendo tutt'altro prima nella vita. Quindi quando si ritrova nel 1793 al seguito dell'esercito francese che cinge d'assedio Tolone, si rende, a mio avviso, ben conto di avere una preparazione nettamente superiore a quella dei suoi coetanei e di molti generali che gli stanno ben sopra nelle gerarchie militari. E gli scatta, a mio avviso, il convincimento che ha una grande possibilità di carriera nelle armi. Ma le armi non sono la sua scelta iniziale e non rimarranno mai la sua scelta prima. Si sentirà certo un grande generale, ma prima ancora un condottiero, che è una cosa diversa. Ossia, è l'esempio di Pasquale Paoli, ma io ci aggiungerei anche quello di George Washington, quello che particolarmente lo appassiona. Ossia essere una persona in grado di dare forma e identità ad una nazione che andava cercando un proprio equilibrio. Allora, da questo punto di vista, il colpo di Stato di Brumaio, con il quale si fa primo console della Repubblica, è il punto di arrivo di una carriera che è stata sì militare, che grazie alle armi gli ha permesso di primeggiare, ma che lo restituisce a quella che è la sua ambizione prima, cioè quella di essere un politico a tutto tondo, che sviluppa anche la politica delle armi. È anche un soldato. È anche uno straordinario stratega, è anche un uomo d'armi quale Stendhal avrebbe detto pochi avrebbero potuto emulare Alessandro Magno come il giovane Bonaparte, ma in primo luogo si sente un politico, in primo luogo si sente un uomo destinato a interpretare il sentimento profondo dei tempi nuovi, ed è questo che lo anima, a mio avviso, e che ed è un sentimento che lo accompagnerà sino alla fine, sino anche ai 100 giorni. Ma chi avrebbe avuto l'idea di lasciare l'isola d'Elba e di presentarsi con 100 fantaccini male armati, contando di poter arrivare fino a Parigi, cosa che gli riesce di fare? Proprio perché si sente l'interprete dello spirito del tempo. Ma questo è un processo di immedesimazione nella vicenda
politico-culturale di Francia che ha luogo a partire da un momento relativamente tardo rispetto al 1789, dal 1793 in poi, quando molti hanno già fatto carriera e lui no. Ecco, ma oggi in cui si tende, la tendenza degli ultimi anni è quella di appiattire la storia, cioè di giudicare gli eventi del passato con dei parametri moderni, insomma, senza tenere conto di questo. Motivo per cui Napoleone in Francia, ancora più che negli altri paesi, ha sollevato un grande dibattito, si è stati incerti fino all'ultimo se ricordare questi 200 anni, quindi sicuramente non è una celebrazione, ma è una ricostruzione di quello che è accaduto, della data specifica che ricorda la morte di questo personaggio, che ha creato la contemporaneità. Ora io mi chiedo, ma alla luce anche dei giudizi che vengono espressi adesso, Napoleone è quello che ha insegnato ai dittatori del Novecento, eccetera, la strada della presa del potere, del potere assoluto, oppure era una cosa totalmente differente, va pensata come qualcosa tipica del suo tempo? In effetti lui è vero che ha fatto grandi riforme, ma è arrivato a un certo punto, è diventato il padrone assoluto e ha praticato tutto quello che praticava l'ancien régime, cioè di collocare tutti i suoi parenti, anche più mediocri, alla testa di qualche cosa, insomma, di qualche stato, di qualche nazione. Ecco, il giudizio attuale sul personaggio da parte di una persona che l'ha studiato per tutta la vita, che ne conosce i meandri del pensiero, insomma, quantomeno che ha cercato di sviscerarlo. Ma l'uomo è straordinariamente spregiudicato, e questo è il punto di partenza, nel senso che partiva dal presupposto di essere in grado di fare sintesi in qualsiasi situazione, anche la più rocambolesca, si trovasse. Quindi, a seconda delle situazioni che si trovava a gestire, individuava delle soluzioni che possono sembrare contraddittorie. Facciamo un esempio. In Italia è colui che auspica una identità nazionale italiana, anche se non gli importava molto il suo interesse, era soltanto quello di fare dell'Italia un punto di riferimento per un progetto di dominio che facesse centro sulla Francia. Quindi in Italia, per esempio, nella tradizione politico-culturale, soprattutto della sinistra risorgimentale, è guardato con qualche sospetto, non fosse altro perché è colui che introduce l'accentramento di governo, che in ambienti federalisti, soprattutto nel corso dell'Ottocento, è considerato come l'elemento più negativo della soluzione del problema italiano data dall'unificazione. Ma se noi varchiamo un attimo il confine e ce ne andiamo nel Canton Ticino, è colui che ha, come dire, posto fine alla Repubblica Elvetica, che era una repubblica unitaria, e ha fondato il federalismo della confederazione attuale. Quindi è federalista in Svizzera e rigorosamente unitario in Italia. Ma è sempre la stessa persona che nello stesso anno, 1803, si muove su scenari diversi con politiche che sono a dir poco contrapposte. L'uomo è questo. L'uomo è razzista. Tutti dicono è razzista, certo che è razzista, però è di un razzismo che non gli avrebbe impedito di venire a patti con Toussaint Louverture, il governatore nero della colonia di Santo Domingo, se questo si fosse detto disponibile a collaborare. Cercherà di reintrodurre la schiavitù in un momento successivo, perché Toussaint Louverture in realtà intende fare da per conto suo, e non è da escludersi il tentativo di secessione della colonia dalla madre patria. L'uomo poi è il creatore, ed è questo l'elemento che a mio avviso susciterà entusiasmo in tutti i dittatori delle stagioni successive, costruisce con la politica del ralliement, ossia dell'amalgama, della fusione di interessi diversi
e contrapposti in un progetto di governo che tenga tutti assieme. È in grado quindi di dialogare tanto con la destra quanto con la sinistra. Nasceva a sinistra, eh? Questo è vero, nel senso che era stato robespierrista e poi è sempre stato molto più vicino ai circoli radicali che non a quelli dell'antico regime. Ma poi ha questa straordinaria capacità di chiamare a sé anche tutti coloro che si erano rifugiati all'estero dopo il 1789 e che grazie alla sua politica della mano tesa tornano in Francia. Ovviamente ha questa grande capacità di tenere tutto assieme e di essere l'unico punto di riferimento per gruppi sociali e politici che altrimenti non solo non avevano nulla in comune, ma avrebbero avuto di che combattersi, cosa che avevano fatto grosso modo fino al giorno prima. E poi ha i suoi punti deboli. Il primo punto debole è che è il secondogenito. E quindi gli era stato insegnato di portare deferenza nei confronti della famiglia e di tutto fare, ad esempio, per il primogenito Giuseppe, del quale sapeva benissimo, conosceva benissimo tutte le fragilità, tutte le debolezze. Il militare avrebbe dovuto farlo Giuseppe nella logica di antico regime della famiglia Buonaparte, e al secondogenito Napoleone sarebbe toccata invece, come dire, l'abito talare. Poi la famiglia capisce con chi ha a che fare e opera questa inversione perché il secondogenito sembra un pochino più deciso. Tuttavia porterà sempre fino all'ultimo una piena deferenza nei confronti del primogenito e scriverà anche che ogni desiderio del fratello Giuseppe per lui era legge. E quindi noi abbiamo anche quest'uomo che costruisce una straordinaria carriera per sé e che poi è costretto a venire incontro ad una famiglia che di postulanti sostanzialmente, e tutti chiedono, richiedono, pretendono, e nei confronti di queste persone ha difficoltà a sottrarsi. In pratica non dice mai di no, non perché non gli costi poi così tanto dire di no, ma sostanzialmente perché le regole familiari del mondo in cui era nato e a lungo cresciuto suggerivano, anzi imponevano questo. Quindi lì in questa vicenda, che poi, come facevi cenno prima, si rovescia anche negli anni dell'impero, che personalmente non mi appassionano, ed ecco perché stiamo insistendo molto sulla prima stagione, cioè sulla stagione rivoluzionaria e poi della Repubblica Consolare, e molto meno dell'impero. Ecco che nel momento in cui quest'uomo si fa imperatore dei francesi, e si fa imperatore dei francesi perché ne ha bisogno per rilanciare un'immagine che la sconfitta nell'isola di Santo Domingo ha molto incrinato, recupererà dall'arsenale dell'antico regime quelli che sono gli strumenti primordiali, diremmo, e quindi il clan familiare, e quindi la necessità in qualche misura di trasformare in una dinastia ereditaria quella che era la sua famiglia. C'è anche un altro particolare. La storia di Napoleone raccontata ai posteri, il mito di cui tutti siamo stati permeati, Napoleone eccetera, è fatto dell'imperatore, delle conquiste, di Austerlitz, delle battaglie, delle grandi battaglie, delle vittorie, del genio militare eccetera eccetera, dell'uomo che sapeva toccare le coscienze dei propri soldati eccetera eccetera, il caporale che stava sempre in prima linea. C'è un dettaglio però che è stato per troppo tempo taciuto, nel senso che il motivo per cui i suoi soldati lo seguivano anche, nonostante all'inizio fosse un esercito abbastanza straccione, insomma, che arriva in Italia in condizioni nuove, è quello che lui promette come tutti, tra virgolette, i barbari medievali, di fare sacco, di rubare, di prendere, di arrivare e di arricchirsi con questa loro azione. Quindi era una specie di Attila che sollecitava il peggio delle proprie truppe. Non è che le conquistasse perché era una grande anima che li portava a liberare il mondo, li conquistava perché prometteva il saccheggio. Le cose, hai ragione, tutte quelle cose. Prometteva a quelli che lo accompagnavano in questa sua avventura
come dice Guglielmo Ferrero, prometteva quello che non avevano mai avuto. Ecco perché ottiene subito consenso. Prometteva cioè la ricchezza che mancava a ciascuno di quelli che si dicevano disponibili a seguirlo. E al tempo stesso, questa logica di saccheggio, che sicuramente è presente nell'avventura italiana di Napoleone Bonaparte, però si colloca nel quadro di un progetto politico che è molto chiaro. L'uomo si presenta nella penisola italiana come colui che pone fine a secoli e secoli di decadenza, come colui che risveglia l'Italia da un sonno plurisecolare che l'aveva portata a perdere quella primazia culturale che invece agli inizi dell'età moderna aveva. Quindi si presenta come colui che risveglia il genio nazionale e in una gioventù italiana che sicuramente aveva già guardato con grande simpatia al 1789, la comparsa di quest'uomo, che aveva poi anche la capacità di tentare, di dialogare in italiano, è, come dire, una rivelazione. Significa che l'uomo sì, porta la guerra, porta la distruzione, porta i saccheggi, ha il pugno di ferro nei confronti di quanti cercano di opporre resistenza, si pensi, come dire, a Binasco, dove, come dire, il tentativo di insurrezione popolare viene represso con grande fermezza, usiamo un eufemismo, ma è anche colui che promette un avvenire ad un mondo e ad una generazione, la sua, che in Italia viveva ancora la vicenda dell'antico regime, che era una vicenda sostanzialmente chiusa. Promette cioè grandi carriere, promette a tutti coloro che lo seguiranno di uscire da una condizione di disagio per averne una di gran lunga migliore. Insomma, da questo punto di vista l'uomo ci sapeva fare. Senti, facciamo un giochetto di ucronia per capire il valore e il senso di Napoleone. Ma se non ci fosse stato un Napoleone, cosa sarebbe accaduto alla Rivoluzione francese? Dove sarebbe andata a naufragare? E l'antico regime avrebbe continuato e l'Italia non avrebbe, l'Italia, la Polonia, tutti i paesi che hanno cercato poi una loro indipendenza, il percorso della storia sarebbe deragliato, sarebbe andato da un'altra parte? Questo ci consente anche di capire il valore politico ed evolutivo, insomma, del personaggio Napoleone. Sì, facciamo questo gioco. Allora, Napoleone, quando prende il potere con il colpo di Stato di Brumaio, che egli definisce una rivoluzione, la rivoluzione di Brumaio, e quindi propone la sua presa del potere in linea di continuità con la vicenda rivoluzionaria e non come la conclusione della vicenda rivoluzionaria, prende il potere nei confronti di un sistema politico, il direttorio, che, perdendo, in ossequio all'antico adagio introdotto dal re dei Galli Brenno, non gode di buona stampa. Denuncia il direttorio che rovescia come un regime corrotto, inetto e incapace sostanzialmente di assicurare il trionfo della Francia nei confronti dei suoi nemici. Non era poi così vero. La stagione del direttorio e l'esercizio della Costituzione dell'anno terzo, grosso modo tra il 1795 e il 1799, è invece una stagione democratica all'interno della quale si va concretamente sperimentando l'esercizio della libertà. E Bonaparte è chiamato in qualche misura a raddrizzare la barra del tragitto politico della Repubblica Francese, che sembra troppo spostarsi a sinistra, tant'è che viene chiamato dai circoli che sono più intimoriti da questa svolta a sinistra per trovare un giusto mezzo. Quindi, da questo punto di vista, se non ci fosse stato Bonaparte, giocando come al solito, perché con i sei si va poco lontano, non è assolutamente detto che la Rivoluzione francese, soprattutto la Repubblica, si sarebbe inabissata. Questo è quello che ha avuto interesse a far credere Bonaparte prendendo il potere. Senza di me, il diluvio. E quindi, da questo punto di vista,
il discorso lo possiamo applicare anche agli altri territori che nel frattempo avevano conosciuto la presenza delle armi francesi. Se noi guardiamo la Repubblica Cisalpina, per rimanere a casa nostra, anche lì c'è il tentativo di costruire una via tutta peculiare all'indipendenza politica. C'è il tentativo in qualche misura di essere davvero una Repubblica sorella e non una Repubblica satellite. E quindi non è neanche da escludere che ci sarebbe stata una sorta di federazione di repubbliche, tutte modellate sull'esempio della Costituzione dell'anno terzo, che avrebbero potuto in qualche misura trovare un motivo di coesistenza anche con le altre potenze che rimanevano invece saldamente ancorate all'antico regime, eccezione fatta per l'Inghilterra, perché quello è un altro problema ancora e poi sarà il problema dei problemi. Quindi da questo punto di vista Bonaparte non è una necessità della vicenda politica rivoluzionaria francese, è un meteorite che arriva per in qualche misura restituire un giusto equilibrio ad una società politica che negli ambienti conservatori si vedeva molto messa in discussione da questa crescita di una pratica democratica considerata pericolosa. Dopodiché, per quanto riguarda la stagione immediatamente successiva, i cosiddetti anni della Repubblica Consolare, Bonaparte opera questa svolta di cui dicevo in precedenza. Si propone come uomo di nessun partito, come uomo che sta sopra i partiti. Ecco perché garba tanto poi a tutti i dittatori che verranno dopo. Perché dice la lotta politica è una lotta di fazione. La nazione sì, la fazione no. Ragion per cui si mette al di sopra di quelle che sono le vicende della politica francese e quindi in qualche misura strozza il percorso politico conosciuto dalla Rivoluzione e dalla Repubblica sino a quel momento. Questo fa sì poi che avviando un processo del genere, che nei primi anni è ancora fortemente in linea di continuità con i valori profondi della Rivoluzione, si veda costretto, come se fosse una slavina, a rilanciare, a rilanciare e a rilanciare. Quindi nel 1802 si fa confermare primo console a vita e nel 1804 fonda questo impero dei francesi che vorrebbe essere qualche cosa di mai sperimentato prima, una sorta di tertium genus, ossia di terzo soggetto, che non è più una repubblica, non men che meno una monarchia, finisce per prendere il meglio dell'una e dell'altra per divenire un impero che non è francese ma dei francesi, perché è sottoposto appunto alla volontà popolare. Il plebiscito è un'invenzione di Bonaparte, con il quale in qualche misura restituisce, anche se in forma surrettizia, alla Francia quel suffragio universale maschile che proprio la stagione precedente del direttorio, tanto condannata da Bonaparte, aveva eliminato dalla scena. E quindi da questo punto di vista l'uomo è di una grande ambiguità che fa il paio con la spregiudicatezza di cui si parlava prima. Nel senso che miscela sapientemente elementi d'ordine ed elementi di disordine nel quadro di una linea politica che gli è propria. E tra l'altro quella frase, la nazione sì, la fazione no, è poi la stessa frase che hanno ripetuto tutti i dittatori venuti dopo di lui per soffocare ogni forma di democrazia, ogni forma di libertà politica, eccetera, eccetera. È curioso, quest'anno tra l'altro cadono anche i 150 anni della Comune. La Comune è la chiusura di questo ciclo, perché nasce, è una si richiama alla Rivoluzione francese e al tempo stesso è la conseguenza della grande disfatta a Sedan del Napoleone in XVI, che è il Napoleone III, che insomma, diciamo, tutto il percorso dei Napoleonidi che poi hanno portato a questo. Ed è curioso questo fatto, insomma, per i francesi deve essere una cosa molto, molto contrastante, perché sono i 200 anni di quello che ha inventato quella cosa e i 150 anni della chiusura del ciclo della
della rivoluzione francese. E poi, insomma, sembra di capire che forse senza Napoleone non si sarebbe procrastinato tanto forse il processo della nascita delle nuove nazioni e la caduta degli antichi regimi, o sbaglio? Sì, cioè nel senso, innanzitutto il nipote, che Vittorio Hugo chiamava Napoleone il Piccolo, da tutto tranne che piccolo, insomma. Non dobbiamo dimenticare che Napoleone III sicuramente ha svolto un ruolo nella vicenda politico-istituzionale francese di assoluto rilievo. E la sua sconfitta, in qualche misura, a Sedan appunto, apre la strada alla stabilizzazione di una terza repubblica che non a caso si rifà proprio alla repubblica del direttorio, ossia quella repubblica che lo zio, Napoleone I, aveva rovesciato ai tempi del colpo di Stato di Brumaio. Però il mito di un uomo che è in grado di venire incontro ai desideri profondi della nazione francese e di sgomberare il terreno da quella che può essere, come dire, la politica impresentabile dei partiti, si sarebbe a lungo mantenuto nella vicenda politica francese. Nei primissimi anni della Terza Repubblica abbiamo l'episodio del generale Boulanger, quello sì è un Bonaparte in XVI, ma poi il gollismo, che è l'elemento che riconduce poi nella cultura politica della Francia del Novecento il napoleonismo nella contemporaneità, tutto sommato si propone una volta di più di fare questo. Non soltanto perché avrà il ruolo che avrà nella liberazione de Gaulle, ma soprattutto perché avrà un ruolo ugualmente importante nella soluzione della vicenda d'Algeria. E la soluzione della vicenda d'Algeria viene trovata imputando ai partiti politici della Quarta Repubblica la responsabilità di non aver saputo gestire la situazione. E quindi, come dire, il mito di colui che riesce in qualche misura a recuperare il meglio di una tradizione politica mettendo di lato quelli che sono gli interessi di parte, si è trascinato a lungo nella vicenda politico-culturale francese. Aggiungo anche un piccolo dettaglio. De Gaulle, provenendo da tutt'altra zona della Francia rispetto a Bonaparte, non aveva nessuna simpatia per l'identità mediterranea della Francia, non ha mai pensato alla Francia con una identità mediterranea che invece aveva Bonaparte. E questo, come dire, è l'unico elemento di forte differenza tra il gollismo e il bonapartismo. Per il resto il modello è quello applicato nel quadro di una riuscita politica democratica. Anche questo, tornando, come dire, ai giochi che avevamo intavolato in precedenza, in qualche misura Bonaparte non escludeva nei primissimi momenti di esercizio del suo potere consolare. Poi, come dire, intervengono altri elementi, la guerra con l'Inghilterra che non trova mai conclusione, a suggerirgli la radicalizzazione del suo posizionamento nel quadro politico francese. Ma anche quello è, come al solito, il riflesso di un quadro politico che nel frattempo è venuto cambiando. Tutta la vicenda di Napoleone Bonaparte può essere letta di volta in volta a seconda dei quadri politici con i quali era chiamato a confrontarsi. Poi all'interno di questo libro c'è poca attenzione per la dimensione militare, c'è poca attenzione per quella che è la sua sagacia sui terreni di battaglia, c'è poca attenzione per il mito, perché come è morto 5 maggio 1821 è nato il mito di Napoleone che ci accompagna fino ad oggi. Ma lì è il modo con il quale i posteri poi hanno guardato a Napoleone e hanno preso della vicenda di Napoleone quello che di volta in volta consideravano più interessante, più affascinante, più utile per quello che era il loro modo di posizionarsi nel tempo loro presente. Ecco perché il libro tutto sommato di questo non parla. A me faceva piacere parlare di Bonaparte in quanto esperienza di vita di una persona che si conclude il 5 maggio del 1821 in quell'orribile posto di Saint-Helena. Ecco,
anche la capacità di Napoleone di riraccontarsi, il memoriale di Sant'Elena, eccetera, eccetera. Io avrei ancora un migliaio di domande da fare, però mi sembra che i tempi stiano finendo, e quindi io consiglio a tutti di leggersi questo libro, Il naufrago e il dominatore, di Antonio Di Francesco, perché è una nuova interpretazione, uno squarcio sul personaggio, sull'uomo Napoleone, prima che cominciasse a credersi Napoleone. Buonasera a tutti. Molte grazie, una buona serata. Grazie.